Molto emozionata perché Gelsomina è fortemente nel mio cuore e grazie a voi, grazie a quello che da questa scuola sta partendo, Gelsomina continuerà a parlare al cuore di tanti ragazzi di questa città. Perché saremo noi ogni giorno, scegliendo da far testare a far profumare Gelsomina di vita, raccontare l'ingiustizia, raccontare la violenza, ma raccontare anche il diritto che lei aveva a vivere. Allora dobbiamo permettere a questa storia di graffiare un po' pancia, le nostre coscienze. Dobbiamo, a chi vediamo un po' distratto e indifferente, spiegare che non deve essere distratto e indifferente. E questo che voi lavorate grazie alle vostre insegnanti tanto alla memoria. Ecco, la memoria è una strada, quasi come un passaggio segreto per uscire da un bosco con un po' di nubi, che è un bosco che a me non piace e non piace a tanti ragazzi di questa città, quello dell'indifferenza e della rassegnazione, che tanto le cose devono andare così, che tanto non cambieranno mai, che tanto clan, camorra, criminalità, rapine è un qualcosa a quale siamo destinati. Io non ci credo da un qualcosa a quale siamo destinati. E quando ogni tanto mi sento in dubbio, un po' sola, mi fermo e mi guardo intorno e vedo tanti ragazzi che come me ci credono fortemente. E poi c'è il sorriso di Gelsomina e le altre vittime innocenti di Camorra, che veramente ci dà e ci deve dare una benzina fortissima. Vi saluto raccontandomi questo, tornerò per ascoltare voi. Sono una ragazza che la prima volta che sento la parola Camorra avevo 10 anni, non l'avevo mai sentita. La sento perché la Camorra ha ucciso la mia mamma. Mia mamma si chiama Silvia Rotolo. Adesso come Gelsomina. Mia mamma Silvia, come Gelsomina, come Giancarlo Siani, come Annalisa Durante, come Lino Romano. Ragazzi, noi siamo ragazzi di Napoli e loro sono i nostri fratelli di sangue. Dobbiamo conoscere le loro storie e dobbiamo ogni giorno permettere alle loro idee, ai loro sogni, al loro futuro, alla loro vita spezzata, di continuare a camminare nella nostra vita. Perciò dobbiamo scegliere da che parte stare. Perciò dobbiamo scegliere in che modo non essere indifferenti e non dobbiamo permettere a nessuno di girare la faccia dall'altra parte, di dire che è una tragedia, di dire che questo accade. Dobbiamo essere ragazzi svegli, attenti, criticare anche le istituzioni quando sono indifferenti, chiedere alla scuola di essere veramente cucita sulle nostre esigenze. E io ci credo fortemente perché abbiamo il diritto ad essere una generazione senza la camorra. Napoli ha il diritto ad essere qualcosa di libero, una città libera. E quindi qui chiudo e vi ringrazio e auguro, ho dato le spalle a questa bellissima platea fatta di persone che mi hanno insegnato queste cose. Perché vi ho raccontato, avevo 10 anni, allora qui c'è libera, c'è un rappresentante della magistratura, c'è una donna che è una donna delle istituzioni, la presidente di una municipalità, una giornalista. Ecco, io sono cresciuta grazie a tanti segmenti della società che hanno dato un senso. Allora noi siamo qui oggi e per dare un senso e continuarlo a farlo. Farlo dalla scuola è il modo più bello, soprattutto per Gelsomina. Mi sembra importante dedicare a Gelsomina questa mattina. Una prima immagine è quella della scuola in quanto tale. La scuola che ho frequentato io da ragazzo non è proprio preistorica, anche se molti anni fa, però la scuola che ho frequentato io da ragazzo ci allontanava dalla verità, ma non in senso ideologico, perché un po' avevano paura di farci mettere in contatto con la realtà. Io ho vissuto nella periferia di Napoli, a Ponticelli, e certi fenomeni non venivano descritti proprio perché c'era la paura e il rischio di dire attenzione, forse è meglio non impressioniamo, è meglio non lasciamo. Meno male che la scuola di oggi, in mezzo a tanti problemi che ha, ha questa capacità di mettere in contatto gli allievi, gli insegnanti, tutti quanti, la comunità educante con la realtà. Poi ci riusciamo bene, non c'è male, però questo lo si vede in corso d'opera. Questo mi sembra un primo dato da sottolineare. Il secondo mi veniva in mente, sempre stando da questa parte, è un incontro che qualche tempo fa abbiamo tenuto, proprio perché Francesco mi diceva quante volte devi portare ai miei ragazzi, e sono stato, poi ho fatto una chiacchierata tra giovani carabinieri e i giovani della comunità per tossicodipendenti che assumono
Vesuviana, come tempio. E alla fine di quell'incontro, che non era un incontro tra guardie all'aria, era un incontro di vissuto tra quei ragazzi con il loro vissuto con la tossicodipendenza e quegli altri ragazzi, perché erano giovanissimi anche loro, di un vissuto fatto, come dire, di aspirazioni, di lavoro, di una divisa e quant'altro. Beh, quello che mi impressionò alla fine dell'incontro fu quello che disse di Carabinieri, non i giovani tossicodipendenti, i quali ammisero che il confine della vita è così tra quello che può accadere e quello che può non accadere, è così sottile, che loro avevano capito che è stato proprio per una serie di piccole, o grandi se volete, ma proprio di piccole coincidenze che tremavano in sistema dalla parte del nostro dipendente, cioè bastava poco per stare dall'altra parte. E i ragazzi, ovviamente, dovrebbero fare memoria, che stavano da quest'altra parte, come ragazzi che stanno uscendo dalla tossicodipendenza, che pure loro forse bastava poco per stare da un'altra parte.